Domenica Live, Nino Amori Clash favoloso per il suo personal trainer? Nino Amori dimentica Luigi Favoloso con un altro? La foto a Domenica Live. Barbara D'Urso ha aperto la puntata di oggi di Domenica Live rivelando di avere in esclusiva le foto di Nino Amori insieme ad un altro uomo, dopo aver lasciato Luigi Favoloso. La conduttrice napoletana prima di affrontare lo scomodo argomento ha voluto mostrare ai suoi telespettatori l'immenso amore che univa la modella croata insieme a Luigi. Attraverso un servizio che Barbara aveva realizzato proprio a Domenica Live durante l'unica ospitata di Nina nel suo talk domenicale. La D'Urso ha poi affermato che lei era andata nella camera d'albergo di Favoloso poco prima dell'inizio del Grande Fratello e l'aveva visto inebetito. Luigi le aveva svelato che l'Amoric prima della sua partenza non aveva fatto altro che piangere e che non sapeva come avrebbe potuto reagire in quanto non era abituata a stare senza di lui. Barbara ha quindi sottolineato che il loro rapporto era veramente speciale. Nina non aveva un fidanzamento così lungo da molto tempo, i due inoltre non uscivano mai in pubblico, preferendo stare sempre insieme in casa. Il flirt tra Favoloso e Patrizia Bonetti ha invece fatto traballare la sicurezza della modella, nonostante i tentativi del ragazzo nel resistere alla bellezza della concorrente del GF15. Luigi Favoloso, Nino Amori ha già un flirt? Lo scoop a Domenica Live. A Domenica Live Barbara D'Urso ha però dichiarato di avere in anteprima le immagini di Nino Amori insieme al suo personal trainer in atteggiamenti molto avvicinati dopo aver lasciato Luigi Favoloso attraverso i suoi commenti scritti su Instagram. Le foto saranno visibili nel nuovo numero in uscita del settimanale Nuovo e oggi in diretta il direttore del giornale Riccardo Signoretti ha quindi fatto mostrare le foto. È necessario dire che non c'è stato nessun bacio o nessun'azione che potesse tradire un interesse che possa andare al di là della semplice amicizia, tanto che Signoretti ha così ribadito. Volevo mostrare una donna in crisi col fidanzato che però non è una donna chiusa nel suo dolore. Inoltre Riccardo ha descritto cosa hanno visto i suoi giornalisti. Si nascondevano dietro le macchine, lei era circospetta, non voleva farsi vedere, e non era a casa a piangere. Insomma, che l'Amoric abbia voluto semplicemente sfogarsi con un amico dopo la recentissima crisi insieme al suo fidanzato? Tutto può essere. Barbara ha comunque ricordato che domani informerà in diretta Luigi sulla decisione di Nina di lasciarlo definitivamente.